troviamo in zona Castelverde Lunghezzina, estrema periferia est di Roma e a pochi chilometri da Tivoli. Un quartiere immerso nel verde, peccato però che proprio da questo ambiente sta emergendo una storia incredibile che racconta di amianto abbandonato in quello che doveva diventare un parco pubblico per i cittadini e nascosto proprio sotto gli scarichi dei resti edili accumulati nel tempo. Altro amianto in forte stato di decomposizione e degrado a pochi metri dalle palazzine e per finire un intero campo coltivato non si sa bene di cosa, completamente invaso da vetri e scarti farmacologici e che probabilmente rivelano in minima parte quello che in realtà si trova sottoterra. Noi chiediamo la verifica dell'Art Palazzo, anche magari per smentire eventuali allarmismi, ma magari fosse così, vero certo. Maria? Ma chi vuole creare allarmi? Ma facessero i controlli, no? L'associazione Nuova Urbe, guidata da Antonio Cataldi, ha così trasformato la propria battaglia per ottenere i servizi necessari al quartiere in una vera e propria lotta ambientale e per il diritto alla salute, dell'indifferenza più totale delle amministrazioni. Adesso, se posso dire una battuta, sembra una mezza Svizzera qua, perché lì davanti, ad esempio, una volta proprio io trovai un bidone di oli saturi sversato lì sul marciapiede per terra, come se ne trovavano qui. Diversi soci dell'associazione Nuova Urbe, insomma, sono persone anche competenti. Ad esempio un mio amico che adesso si è trasferito, un giorno mi fece, perché io gli feci notare alcune parti di tubi un po' strani, e lui mi disse: guarda Antonio, questo è amianto, facciamo una cosa, proprio per essere, lui era sicuro, però chiamiamo i tecnici dell'AM. Allora, come associazione Nuova Urbe, abbiamo ottenuto questo loro sopralluogo e loro hanno confermato. Cioè i tecnici dell'AMA sì, hanno verificato una questa unità cosa. Speciale proprio del comune incaricata dell'amianto. Questo Veronica. Quanto tempo fa? Beh, ormai un annetto fa. A loro opinione competente, loro ci consigliavano, dice: guardate, spingete affinché si facciano dei carotaggi, perché potrebbe essere stato che qui ci sia qualche altra cosa oltre ai materiali di risulta edilizia. Okay. Noi abbiamo insistito, ma insomma stiamo ancora aspettando. Il ricorso poi, Veronica, si è sospeso. Non abbiamo capito perché. Il giudice ha sospeso dopo che abbiamo ottenuto il rifinanziamento dei lavori della piazza inaugurata nel maggio 2013. E ad esempio volevamo una risposta su sto parco. Non si capisce, mi ha detto l'avvocato. Il giudice ha sospeso il giudizio. Non mi sono scoraggiato, allora ho iniziato a proporre una petizione popolare di firme. Ne abbiamo raccolte un migliaio, grazie anche alla collaborazione della parrocchia locale di Castelverde. Arriva poi il sindaco Marino, ho avuto modo di incontrarlo e di ricordargli un po' questa cosa, e lui è disponibilissimo a venire, anche perché da buon medico qual è, quando ha sentito dell'amianto insomma si è un po' pure allarmato. E adesso, in accordo con la sua segreteria, sto aspettando che mi chiamino, mi hanno detto in questi giorni proprio, per fissare, lui verrà un sabato. Circa la tettoia, appunto, è stata rilevata una percentuale di amianto molto superiore alla norma, al livello consentito dalla legge. Su questa tettoia dei cittadini già nel 2005 fecero un esposto all'ASL, come puoi vedere qui, 14 maggio 2003. Ecco qui, presenza materiale contenente amianto in avanzato stato di degrado, zone verdi trasformate in pubblica discarica. Quindi questi cittadini già allora, quindi mi correggo, ho detto 2005, no, è 2003. 2003 addirittura, sì, quindi sì, anche prima. Esatto, all'ASL. Su questo esposto non si è avuta mai risposta. Sull'esposto del cittadino del 2011 mai risposta. Allora, come associazione Nuova Urbe siamo, diciamo così, tornati a chiedere un'altra volta a metà dicembre. Abbiamo fatto anche noi un esposto informale così su carta semplice, però rifacendoci su queste due precedenti denunce. Questo a metà dicembre. Personalmente ho portato copia di questo all'ufficio del presidente del sesto municipio, all'ufficio del capo dei vigili urbani del sesto municipio. L'abbiamo mandata all'Art Palazzo. Adesso coinvolgeremo anche i carabinieri e anche la Procura della Repubblica. Mancano questi due passaggi. Cioè, non lo so io se dei cittadini italiani di Roma che pagano tasse di serie A possono dire ai propri figli: no, non uscire sul balcone perché ti puoi beccare l'amianto. Un territorio contaminato
e che potrebbe rappresentare solo la punta dell'iceberg di una situazione ancora più grave.